Ciao a tutte e a tutti. Oggi vi parlerò di un argomento che a me piace moltissimo, che mi sta veramente a cuore. E parleremo di orto, in particolare parleremo di semenzaio o seminiera, parleremo di germ box e beh, state ad ascoltare. Per avere un orto piccolo o grande che sia, sia su campo che su vaso, io ad esempio ho metà e metà, una parte su terra e una parte in vaso, ci sono due strade possibili: o comprare le piantine già pronte nei vivai, oppure partire dai semi. Ecco, io di solito parto dai semi, tranne che per ad esempio alcuni ortaggi che non mi vengono proprio, tipo i peperoni, la melanzana, la cipolla e il porro, che sono un po' delicati come ortaggi. Per il resto parto dai semi e vi spiego subito i motivi. Come prima cosa è una grandissima soddisfazione partire dai semi, soprattutto se lavoriamo con i bambini e le bambine, perché vediamo che prendendoci cura di semini pian pianino germogliano e poi questi germogli li mettiamo a terra, li interriamo, perché vi spiegherò, io uso la germ box, non metto direttamente i semi nella terra, e pian pianino appunto accudendoli e curandoli diventeranno delle piante che poi porteranno frutto, per cui partire dai semi è veramente entusiasmante per loro e anche per noi. Inoltre si risparmiano soldi perché comprare le piante già pronte costa sicuramente di più. Si risparmia anche spazio in orto e anche tempo, perché mentre noi stiamo facendo crescere le nostre piantine in semenzaio o nella seminiera, noi intanto possiamo utilizzare il terreno nell'orto per altre cose, per altre colture. Si riesce a programmare meglio cosa coltivare e anche la messa a dimora, altrimenti magari a volte capita di comprare delle piantine e poi non riuscire a trapiantarle subito e le piantine magari si ammalano oppure si indeboliscono. In questo modo invece riusciamo a programmare molto meglio. Avendo le piantine sempre sotto controllo, si riesce a curarle di più e evitare che si ammalino con muffe o con batteri. Facendo crescere le nostre piantine in semenzaio, le abbiamo sotto controllo anche per quanto riguarda gli attacchi magari delle limacce. Io qui ne ho tantissime. E per cui, tenendole appunto in semenzaio, posso evitare questi attacchi aspettando che la pianta cresca, si robustisca e in questo modo magari eviterà di essere completamente distrutta dall'attacco delle limacce di notte, specialmente perché loro attaccano specialmente di notte o quando ci sono giornate particolarmente umide. Se mettessi a dimora un germoglio, logicamente questo non sopravviverebbe. Invece, avendo un semenzaio, aspettando che la pianta maturi, diventi più forte, poi nel momento in cui lo metterò a dimora appunto nel mio orto, avrà sicuramente la forza per poter sopravvivere. Altra cosa importantissima è quella che si riesce a tenere sotto controllo le erbacce infestanti, perché fino alla messa a dimora avremo liberato il terreno da tutte le erbe che nascono spontanee, capendo anche che tipo di terreno magari abbiamo davanti, e poi metteremo a dimora la piantina già adulta, già pronta, insomma, per poter combattere in campo. Inoltre il semenzaio o seminiera vi permette di anticipare la coltivazione di qualche settimana, per cui tenendo appunto le piantine all'interno di una piccola serra si avrà la possibilità di cominciare a coltivarle molto prima, non essendo esposti alla temperatura magari più rigida dell'esterno. Ed è un'attività che si può fare durante tutto l'anno, quella del semenzaio, della seminiera, perché ogni mese si possono seminare delle piantine diverse, per cui è davvero molto molto bello. Che ne dite allora? Se volete partire dai semini, vi consiglio di ascoltare i prossimi filmati che registrerò per voi, perché parleremo di semenzaio e seminiera, ma ancora prima parleremo di germ box. Perciò per la prossima volta, se siete curiosi di vedere cos'è una germ box o ne volete costruire una, dovrete essere pronti con tutto il materiale che adesso vi dirò. Una scatola di plastica con coperchio, potete scegliere la grande come la mia oppure più piccolina, ecco, dipenderà da quanti semini volete far germogliare. Meglio se trasparente, così si può curiosare all'interno, potete vedere appunto i semini come stanno germogliando. E poi vi servirà un trapano con una vite molto fine da plastica, mi raccomando. E poi, beh, il resto lo scoprirete nella prossima puntata. Ciao, alla prossima!